A Identità Golose dell'anno scorso, la novità era costituita dalla vostra iniziativa del taglio sartoriale. Quest'anno, per il Consorzio Grana Padano, questo salta di dimensione e diventa internazionale. Cos'è la novità in concreto? Beh, in sostanza il nostro obiettivo, che è quello di essere sempre più presenti e di avere una comunicazione sempre più incisiva fuori dall'Italia, sta andando avanti di anno in anno. Quindi quest'anno abbiamo deciso di dare al nostro taglio sartoriale, che coinvolge 28 chef stellati sul territorio nazionale, anche un'impronta internazionale. Quindi abbiamo coinvolto 12 chef stellati che operano fuori dall'Italia, li abbiamo fatti entrare nel taglio sartoriale, che a questo punto sarà di dimensioni internazionali. Su loro consiglio ipotizziamo di scegliere 6 nuovi chef che entreranno a far parte del taglio sartoriale il prossimo anno, fare in modo che questi, che sono chef emergenti, quindi non ancora affermati, ma che rappresentano un po' il futuro della cucina nel mondo, farli partecipare a Identità Golose il prossimo anno, quindi nel 2014. Lì vorremmo fare una sorta di concorso fra questi chef, sceglierne uno da premiare e offrirgli la possibilità di partecipare a Identità Golose, che si terrà quello stesso anno però negli Stati Uniti a ottobre. Quindi da questo punto di vista il Grana Padano, che è il prodotto italiano forse più conosciuto, più venduto al mondo, diventa anche uno strumento per promuovere attraverso cuochi di tutto il mondo il Made in Italy. Beh, indubbiamente la cucina, l'alta cucina, sono uno strumento di comunicazione, di conoscenza dei prodotti e di diffusione dei prodotti rilevantissimo. Forse è il canale più immediato sotto questo aspetto, perché si rivolgono innanzitutto alla loro clientela, che è evidentemente una clientela preparata e attenta, e lo fanno proponendo il prodotto, che è il miglior modo per farlo conoscere. Quindi la nostra attenzione a tutto il mondo della ristorazione e della cucina è legata proprio alla grande capacità di questo sistema, di questa comunicazione, di mettere a conoscenza i consumatori del prodotto. Poi evidentemente ci sono tutte le operazioni di carattere più strettamente commerciali sulle quali noi dovremo essere altrettanto bravi, altrettanto pronti a seguire quello che viene diffuso e fatto conoscere.